400 nell'incendio e 400 nelle case ingegnerizzate. Qui c'è un problema della povertà e della qualità edilizia e del patrimonio diffuso. Questo è un primo problema. Poi c'è un problema della coscienza sismica, che a volte c'era anche, perché questa è la coscienza sismica dell'epoca, e poi c'è un problema abuso edilizio, no, che non c'entra niente, come dice anche De Natale, rispetto a una qualità, se la qualità è scadente, è autorizzato, a me non interessa. Andiamo avanti, a noi tecnici della costruzione. Vediamo, ecco qui, qualche foto in più di questa zona, sicuramente murature antiche, su cui vediamo un muro scoppiato, avanti, eccolo, diciamo, che si capisce, diciamo, avere avuto delle sollecitazioni violente. Andiamo, tu che le conosci anche tu, con una certa, diciamo, lentezza ma velocità, senza commentare. Questa è via da Pitecusa, Grecia. È una piccola Grecia. Questa qui, prendere sta casa, sollevarla e metterci l'isolamento, metterci la casa di legno. Signori, fatelo. Non c'è problema, non, fortunatamente non faccio l'urbanista, e qui purtroppo però ce ne sono troppo pochi. Ecco, noi dobbiamo, caro Franco, diciamo, integrarci un poco di più probabilmente, soprattutto quando se riusciamo a chiamare qualcuno di grande qualità che ci illustra e ci fa fare qualche riflessione. Andiamo in velocità, siamo sulla via Spezieri, via D'Aloisio, dove ci sono stati crolli, per vedere le tipologie edilizie. Ecco, quel cielo blocco, come lo chiamano loro, quel mattone grigio, non lo abbiamo visto troppo. Qualche volta lo vedremo adesso, ci sarà qualche fotografia dove chiaramente si vede la superfetazione successiva, forse quella di prima, Giuseppe, si vede la superfetazione, no, ancora, questa ancora, ecco, questa è una zona, qua invece, qua c'è una piccola cosa interessante, questa è prima di Piazza Maio, subito prima di Piazza Maio, questo sarebbe interessante andarlo a studiare in dettaglio, perché qui la botta è stata così forte. Andiamo avanti. La successiva, anche questa è una stessa zona dove la botta è stata così forte, andiamo ancora avanti. Ecco, questa qui invece è autorizzata a cadere, perché vedete, questo qui ha fatto un bel garage, anche probabilmente rientrando il muretto, non so se per far entrare, diciamo, lo scorrevole ha addirittura avuto la capacità di questo, ma quelli di prima no. Andiamo ancora. Ecco, e probabilmente le case sono queste qui, queste prime tre qua. Probabilmente quella è via Montecito che arriva e trova case sempre sulla destra, queste sono le prime sulla sinistra, quindi probabilmente quella zona non era una zona molto igienica da costruire. Le prime, quello lì che ci ha fatto il garage, vabbè, diciamo, problemi suoi. Fortunatamente non è morto nessuno lì. Andiamo in velocità, credo che vediamo adesso sul secondo percorso, quindi siamo andati a mare, abbiamo abbandonato quella zona del primo percorso, andiamo a mare, scendiamo giù a mare e saliamo. Ecco qua, vediamo il Piemonte della Misericordia, ricostruito dopo il terremoto del 93, non ha assolutamente nulla, ora non è utilizzato, ma è stato utilizzato. Vedete che intervento di beneventanizzazione con acciaio, ancora avanti, ecco, T metallici interni, esterni, chiodati e collegati, che potrebbero, cioè noi poi quando succedono questi terremoti non andiamo mai lì, noi tutti i professori, a dire guardate, queste murature aquilane, è complicato, vanno bene, abbiate fiducia, fate questo. No, siamo andati più. Una volta andavamo da tutta l'Italia, vanno tre esperti, tre più bravi di tutti, ma facciamo che siamo tutti bravi. Da Trento, Palermo, Catania, facciamo questa cosa per cui quello lì, avevamo un comitato di 35 scienziati, professori, i quali hanno deciso che si poteva usare quel metodo. Cerchiamo di farlo un'altra volta ogni tanto. Di nuovo, andiamo veloci. Ognuno può dire una. Questo è un altro fabbricato che vediamo dall'alto, che ha anch'esso, diciamo, che sulla zona di Piazza Bagni, che è la zona verso il mare, ancora non ha avuto particolari danni, ma questo qui, ecco, ha avuto dei danni che, diciamo, visto personalmente dentro fuori come gli altri, e diciamo molto spesso però queste lesioni a volte prendono principalmente gli intonaci, non tanto le pietre come vedremo successivamente. E un attimo fermo, e diciamo poi arrivano delle squadre che forse hanno fatto quel corso famoso di un giorno. Io poi un'altra interrogazione che ho, com'è che con un giorno si diventa meglio ingegnere 5 anni? Che sa, già sapete, già me l'hanno spiegato un ministero. Allora, assieme a torniamo indietro. Questo è un fabbricato di un certo numero, questo è l'hotel Manzi 5 stelle, una volta anche un 3 stelle Michelin che non ha più, avanti, che sembrerebbe, io non sono andato a vederlo, non avere avuto nessun danno. Queste cose poi vanno, il Manzi, andiamo sul Manzi, appresso, Manzi, questo qui. Quindi andrebbe studiato questo hotel Manzi, sembrerebbe che non ha avuto assolutamente nessun danno. Quindi è chiaro che la costruzione è migliore e meglio della costruzione.
costruzione, diciamo, un po' arrepensata in muratura. Se saliamo tutta via Paradisiello, ancora vai, saliamo via Paradisiello, arriviamo soprattutto, vediamo questo muro, che potremmo dire abusivo o no. Se invece andiamo avanti con le diapositive, vediamo ancora avanti, ancora avanti, ancora avanti. Questo è il Vicignori, che era una beneventana anche lei. Però pure le beneventane hanno un'anima e un'età, che si può sfarcisce questa cosa, tu legname, insomma, cioè non è che può durare all'infinito, quindi bisogna un pochettino guardare. Se andiamo ancora avanti, vediamo qualche curiosità interessante, poi fortunatamente hanno anche liberato la strada, era abbastanza abbandonato questo edificio, se si va a vedere su Google, andiamo ancora avanti, fabbricato questo qui, sembra perfetto. Questo fabbricato come è fatto? È un esempio. Questo è autorizzato, autorizzazione edilizia. Piano terra, murature robuste e generose di 70-80 cm nelle due direzioni. Piano superiore, cemento armato appoggiato su quello di sotto, piano superiore ancora cemento armato. Adesso questo signore, un suggerimento da un consesso di persone che mettono pure una firma sotto un documento con molti signori, sarebbe utile, perché quel pilastro lì che sta là sopra e scende giù, che gli succede? Vediamo dentro che cosa c'è il cemento armato. Piano terra non c'è niente, ecco qua, questi sono i tramezzi, però guardate che cosa possono fare questi tramezzi, questi tramezzi, c'è la parte in cemento armato appoggiata su quella di sotto. Questo non è abusivo. Andiamo avanti, 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 avanti velocemente. Dobbiamo andare alla scuola e fare le ultime considerazioni. Ecco, questo è una beneventana dove sopra hanno fatto la sopraelevazione. Si va su Google e la si trova. Vai, vai, facci vedere, vai ancora. Eccola lì, si vede. Quindi in quel punticino là si vede che ci sono i mattoni. Allora andiamo direttamente alla scuola. Andiamo alla scuola, che è quell'esempio virtuoso. La scuola che sta lì sopra, benissimo, la vediamo dal mare, eccola qui. Questa è una scuola costruita ai tempi del fascio, scuola Dux una volta si chiamava, edificio Dux si chiamava. Poi dal mare doveva vedersi questo edificio, molto imponente. Poi, diciamo, ci sono state anche delle denunce da alcune persone nel 1930 che l'avessero costruita male, non con la sabbia pozzolana, non con i ferri zincati, non così, non colà, una lunga polemica, per cui poi nel 2005, 2009, 2010 hanno riparato l'ala sud, poi è arrivato Renzi, gli ha dato i soldi nel 2015, nel 2016 hanno riparato. Risultato, andiamo. Queste sono le foto del 2015 quando stavano riparando la sud. Ecco, che hanno fatto? Loro hanno riparato la parte sud iniettando tutte le murature, che sono murature di tufo, si chiamano sempre a sacco, ma io le ho anche verificate, non sono a sacco, perché la muratura una volta veniva squadrata con la pietra, con l'accetto, insomma, come si chiama, con la mazzola, e quindi rimanevano le pietre piccole e si mettevano insieme, non è un getto conglomeratico. Quindi nella parte giù ha fatto questo, poi ha rinforzato tutti i solai con una soletta, poi ha messo delle catene meccaniche a sinistra e a destra, poi ha finito i soldi. Quindi nella parte nord che ha fatto? Invece di mettere la soletta ha messo delle croci di Sant'Andrea Inferiore, ha sempre messo la putrella a sinistra e a destra del muro. Vai avanti velocemente, dobbiamo passare alla parte finale. Ecco, quando, diciamo, ci sono delle lezioni sui mitologi, diciamo, quei signori che hanno preso quel permessino là del giorno, non potendo, diciamo, andare a nessun ingegnere, professore tecnico, diciamo, magari tu è giovane, lo stesso, merita il permessino. Ecco, ogni tanto devono capire se è rotto l'intono, che è rotta la pietra, sono rotte le malte, sono rotte molte pietre, che percentuale di pietre, qualche cosa la dovrebbe dire. Andiamo avanti. Questo signore, avanti, 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 avanti. Avanti, su, veloce. Ecco, questo è l'intervento che ha fatto, poi ha incatenato tutto ancora, poi non avendogli permesso di poter iniettare tutti quanti i muri, perché dice che iniettare i muri è segno di corruzione, ha fatto un'altra operazione, parole dette dal nostro collega, che era dalla parte dell'esame, mi hanno detto, riferito, l'ambasciatore non porta pena, vai avanti. No, no, abbiamo l'ultimissimo pezzo, che è quello più stimolante per voi, che ho tre depositivi. Gli spetti. Siamo già molto stimolati. No, l'ultimo stimolante. Allora vogliamo vedere se lì da quella parte passano le successive. Non è che per me nessuna diapositiva è importante. Devi chiudere e riaprire. Questo mi era male. Allora, la discussione, diciamo, l'ultima riflessione che faremo adesso è la seguente, per dare risposta a quel mio amico. Questo terremoto che accelerazioni ha avuto? Forti, deboli, magnitudo, eccetera. Noi, diciamo, ingegneri volgari, solitamente mettiamo delle forze sopra un edificio. Quindi le forze sono parenti dell'accelerazione, ci interessa anche l'accelerazione. Allora, questa accelerazione è 0,28 nelle tre direzioni, 25, 28, eccetera, all'incirca. Ma 0,28 noi progettiamo
è quasi il terremoto di Elsendro che ha fatto la storia dell'ingegneria sismica, consegnato in tutti i libri di ingegneria sismica, compreso il Bertello del 2009, 0,35 e 0,28. Allora è forte. Però l'aria ha fatto 0,80. Un amico mio disse che era talmente forte, quello verso l'alto e quello verso, diciamo, orizzontale, che pensa a una palla da tennis, cioè una botta verso l'alto, una cosa si sposta, perché pure gli edifici spostati di mezzo metro. 0,68 mi pare l'aria. Emilia, 0,30. Nocera Umbra, 0,40. Se andiamo a vedere sullo spettro, questi numeri si trasformano in Casa Micciola, 0,8G, con due picchi. 0,8, quindi l'edificio di 5 piani viene una botta di 0,8, l'abbiamo visto che la piglia la botta. Però Nocera Umbra, Norcia, ha preso 1,5, L'Aquila ha preso 2. Allora noi oggi in Italia abbiamo dei terremoti. La riflessione che vorrei fare, se riusciremo a avere le diapositive, ma vedremo solo quelle, ma riesco ad andare anche senza diapositive, la riflessione che vorrei fare è la seguente: gli ultimi terremoti italiani, compreso Casa Micciola, ci danno dei numeri molto lontani da quelli con cui progettiamo, sono molto lontani anche da quelli con cui progetta il mondo, cioè il centro è quel terremoto. Abbiamo visto qua tante presentazioni che mettevano il centro, anche di persone della mia scuola, vicinissimo proprio alla scuola mia, quindi io ho detto il centro. Ma allora noi abbiamo oramai terremoti più grandi dei giapponesi, più grandi degli americani. Ecco, e il centro Tohoku 2011 ha fatto 2.7 G a terra, 12 G in amplificazione. Adesso io chiedo al consesso degli illustri colleghi, da ingegneri, se 12 G è l'accelerazione e io progetto a 0,1 G, quel coefficiente di riduzione delle forze vale 130. Male più 5 o 6, ma 130. Per avere 130 di tutela, come si fa? E quel signore che sarà interrogato forse dal magistrato, da un collega, che dice: ma tu non hai progettato la forza giusta, come risponde quando viene arrivato 130? Allora io credo che tutti questi accelerogrammi che abbiamo messo dovunque ci hanno consegnato un risultato straordinariamente diverso da quello che esiste anche nei libri di ingegneria sismica e in queste aule specialistiche di grandi esperti quali siamo noi, anche se fossero di consesso mondiale. Qui dobbiamo fare qualche riflessione sulle accelerazioni, sulle velocità, sugli spostamenti. Forse, diciamo, è chiaro che le persone pensanti la pensano alla stessa maniera, quindi mi farà molto piacere sentirlo da un maestro della sismica quale è Franco Braga, che insegnava sismica quando nessuno di noi sapeva manco che cos'era la sismica, perché diciamo nasceva, lui ha insegnato sismica forse prima che nascessero i corsi di Castellani e di Ramasco, diciamo, da bambino nella culla lui già si sismeggiava. Però un'infanzia difficile. Un'infanzia difficile. Però voglio dire, la presentazione è finita, se vediamo quella gliela faccio vedere, ma è finita la presentazione. Però diciamo, ecco, che cosa per qualche amico, appunto, non per niente, non so dire, ma Rodolfo diceva ci vuole qualche misura integrale. Io, proprio per provocare, dico, si potrebbe fare l'integrale dei tre spettri, accelerazione, velocità e spostamento, che non ha nessun significato, sono tre misure diverse, si capisce che quelle aree sono diverse. Però, se noi guardiamo, ecco perché mi farebbe piacere poter vedere quella presentazione, forse è stata, diciamo, sporcata dal Mac. Dal Mac, dobbiamo vedere a qualcuno. Però se noi andiamo a vedere gli accelerogrammi e li confrontiamo con quelli che già abbiamo, l'occhio già ci dice di che stiamo parlando e ci dice che il Giappone è una batosta infinita. Il Giappone con quella batosta, purtroppo noi non abbiamo tutti i dati perché è arrivato poi dopo, diciamo, lo tsunami, ma molti degli edifici hanno resistito a quel 13G in spettro elastico, ovviamente. Molti degli edifici hanno resistito a un terremoto di 150 secondi. Ischia è breve, 5 secondi. Ischia è vero, 5 secondi. Ischia è vero, è più piccolino di Norcia e quant'altro, però da una botta che, diciamo, quel signore si scassa. Quindi secondo me, che come se fossi in un consesso di ingegneri, non di professori, ecco, dobbiamo riportare alla luce il concetto della duttilità, del dettaglio, che ci consente di vedere qualcosa più. Se usciranno, si tratta di vedere solo gli accelerogrammi come sono gli spettri. Se non usciranno, non è male, non è un problema. Io ho finito la mia presentazione. Vi ringrazio, mi scuso per...